Insomma, non si ferma più questa squadra. No, il Frosinone è una squadra che si salva. Partiamo dalla fine. Sì, partiamo dalla fine, che è pure l'inizio di tutta quanta questa storia. Insomma, quinta partita, 6 punti, un gol subito nelle ultime 3 partite, ormai record battuti su record battuti, siamo contenti. Assolutamente, è una squadra che gioca bene, perché vediamo anche del bel gioco. Infatti, no, su questo tema qua ci torniamo, la squadra, l'individualità, però un passettino indietro, Lo facciamo? 25.000 euro e abbiamo chiuso la pratica ridicola col Palermo. Che sono pure troppi. Sono troppi. Certo. E anche di questi troppi ne parliamo, ma ne parliamo dopo questo panettone tanto buono che sta qui. Ci dovremo allontanare da questa cosa presto. Benvenuti alla puntata 12, alla puntata Curva Nord. Il dodicesimo uomo in campo, giustamente la squadra non si è fatta dare nessuno il numero 12 perché spetta di diritto a questa Curva Nord che Pina Monti ha fatto, come si dice tecnicamente, zillare a un minuto dalla fine. Roba forte. Sono bravi non solo nella curva nord perché abbiamo delle coreografie che veramente ci invidiano, ma soprattutto perché è facile a volte stare nella propria città ed andare ad orari, ma andare in trasferte difficili come a Roma dopo una partita, forse la peggiore partita, e tifare dopo quel risultato, insomma la curva nord merita No, questo veramente, dei veri professionisti. Ne parliamo insieme ai nostri altri due invitati, che insomma, due elementi di assoluto rispetto sui campi di calcio e anche di calcetto, ma col camice bianco il dottor Enzo Vacilio è inarrivabile, Sì, probabilmente. col Ecco, camice Enzo. o senza, no? Come vuoi, come vuoi. Dall'altra parte, insomma, il nostro altro ospite è Lino Napoletano. Una delle persone più forti con cui mi è capitato di giocare a calcetto, contro, e che voglio dire, un destino infame ha tolto dai campi di calcio. Lino, Buonasera, grazie dell'invito Armando. benvenuto. Figurati, Buonasera. un piacere tutto mio. Stasera lo prendiamo subito il collegamento, prima di perdere, c'è una sedia vuota, ma tranquilli, si riempirà più avanti. Nel diritto internazionale la sedia vuota, insomma, ha una sua storia. Sì, potrebbe essere una specie di convitato di pietra, Dario Facci, che aspettiamo da un momento all'altro, e ci colleghiamo invece con scioltezza, questa volta non ci sono problemi di collegamento, con Buenos Aires, dove è rimasto per questa finale di Coppa Libertadores, Silueri e Andrea Santacaterina. Buonasera, ciao Andrea. Buonasera, buonasera a tutti gli ospiti di studio, buonasera a casa. Ti sei arrampicato per entrare dentro la bombonera No, oppure... io innanzitutto volevo, scusami se approfitto del mezzo televisivo, volevo salutare mia mamma perché da quando ho accettato la vostra proposta sono 12 settimane che non torno a casa, mamma sto bene, mi trattano bene. E a Buenos Aires mi avete mandato ma senza biglietti per la partita, quindi io la partita non l'ho vista. E mi becco la diaria, pure questo dovresti Eh dire. sì, Questa è una questo cosa beh, poi che... ne parliamo in privata sede. Guarda, facciamo una bella cosa. Intanto cominciamo insomma un minimo, un passettino indietro, proseguiamo il passettino indietro di prima. Ragioniamo così ci leviamo il dente di questa sentenza che risolve le pendenze che il Frosinone c'ha col Palermo, con la Lega, con De Coubertin, con tutto quanto quello che serve. Bene così. Bene così, a questo punto ci possiamo stare, mettiamo un punto fermo, possiamo dedicarci alla... La cosa bella è stata quella di andare a giocare la partita con la Fiorentina sapendo di non avere più una potenziale spada di Damocle di una eventuale penalizzazione. Sì, questo è importante, è una serenità nuova. Ovviamente parleremo di questa partita, ma anche della prossima partita, la partita con l'Inter, e lo faremo ovviamente ricordando il nostro esordio a San Siro con l'Inter di qualche anno fa, un ricordo che affidiamo ovviamente a Paolo Sellari, che mi domina dietro, però assicuro che c'è l'edicola tra me e lui, quindi siamo tutti più tranquilli. Paolo, ciao, buonasera. Ciao, mi hanno tolto il microfono. È giusto, te lo meriti, evidentemente te lo meritavi questa cosa qui. Allora, io entrerei magari più decisamente dentro questa partita qui. Allora, viaggiamo a livello del Sassuolo. I punti che facciamo noi sono i punti che fa il Sassuolo. Succede dopo questo ritiro che a un certo momento a me ha anche suscitato qualche perplessità, la lunghezza, pensavo che si logorassero dei rapporti. Invece bisogna essere intelligenti e ammettere quando si sbaglia. E da lì abbiamo costruito un Frosinone nuovo, Enzo, un Frosinone che lungo per conto mio compie un capolavoro in quest'ultima partita, perché tacciato di integralismo, di tante, come dire, rigidezze,
Questa volta ci ha proposto tre moduli diversi nel corso della partita. Verrebbe da dire finalmente, insomma, visto che insomma in passato questa sua capacità di cambiare le partite non ce l'aveva fatta vedere, insomma, quindi finalmente è riuscito a cambiare una partita in corso e soprattutto cambiare anche elementi durante la partita che hanno cambiato la partita a sua volta, quindi a loro volta. Quindi tutto positivo, resta sempre un quasi po'. Quasi tutto positivo. Quasi tutto positivo, no, nel senso questa gestione della squadra e del modulo tattico. Ovviamente rimangono, come dicevi tu, dei punti ancora da perfezionare, soprattutto io direi la fase difensiva ancora qualche piccola accorgimento andrebbe messo in pratica, perché è vero che siamo riusciti a in qualche modo a limitare la Fiorentina. Sì. Però è vero anche che Sportiello è stato il migliore in campo in assoluto. Sì, infatti chiedo alla regia di mandarci una grafica proprio relativa ai numeri di questa partita qua, perché poi ci piace sempre ragionare basati sui numeri. È vero che il calcio non è nostro riduzione, però insomma alla fine qualche indicazione ce la dà. Sul possesso palla più o meno ci siamo, ma dal possesso palla in poi i numeri, se va bene, sono due cifre a una cifra. Quello è, credo, la fase difensiva, non parlo di difesa. Certo. Troppe volte sono arrivati davanti al Sportiello e ripeto, perché è stato il migliore in campo veramente in assoluto. Certo. Ma quella però è la cavalleria della Repubblica Fiorentina, però quelli corrono tutti, proprio corrono tanto, tutti, tanto, sono tutti molto... Squadra giovane, una sì. Squadra che ha 23 anni, squadra giovane, che sta davanti, ci possiamo stare. Con i pro e i contro, perché la squadra giovane poi non riesce a chiudere la partita e ci lascia in ecco partita parate, fino alla fine. Ecco le parate di Sportiello, e insomma, sì, nove parate a due. Ne ha fatta una su Chiesa, no, da Cineteca. Ha fatto veramente il fenomeno in questa partita. Sì. Chiedo una cosa a Lino. Credo che la possibilità che adesso abbiamo di spaziare tra i diversi moduli dipenda anche dalla consapevolezza del mister della rosa a disposizione, cioè lui adesso sa di chi si può realmente fidare, chi gli dà quello che lui si aspetta e chi no. Gli ingressi di Cassata, l'ingresso di Pinamonti, qua si è passati velocemente dalle due punte alle tre punte, insomma mi sembra che ci sia... Ma io infatti penso che la chiave di volta sia proprio questa, e cioè la forza che ha dimostrato la società nel dare fiducia a Longo nei momenti di difficoltà. Io ero convinto che Frosinone prima o poi intraprendesse la strada che in realtà ha intrapreso nelle ultime partite, proprio per questa fiducia che Longo ha sentito da parte della società. È importante per un allenatore. Io Longo lo considero un ragazzo, un giovane di ottime prospettive, un ragazzo che logicamente anche lui deve fare esperienza, perché è il primo anno che allena in Serie A. L'unica cosa che mi sento di sottolineare è di avere un pizzico di coraggio in determinati frangenti della partita. Mi viene in mente ad esempio Parma. Su Parma, vabbè, poi su questo ci confrontiamo, perché io ho visto il Parma poi andare a maltrattare il Torino. Ragazzi, sì, sì, un punto però, a Parma è santo. No, è un punto a Parma, per carità di Dio, dà una certa continuità a dei risultati positivi. Però dobbiamo superare questo concetto. Noi, se siamo in Serie A, ci siamo perché ce lo siamo meritati di diritto, per la struttura societaria ed anche per la struttura tecnica. Quindi dobbiamo fare un passettino in avanti, cioè cercare di offendere un po' di più l'avversario e cercare di portare a casa tre punti quando c'è la possibilità. Mi riferisco a Parma, perché in superiorità numerica poteva forse usare qualcosina in più e tentare di vincere. Non lo so, però secondo questa me, è una mia opinione. Secondo me su questo a Frosinone c'è tanto dibattito. Secondo me il momento storico era un momento nel quale tu ti dovevi portare intanto il punto sicuro a casa. L'ingresso di Inglese psicologicamente non è stato indifferente. Perfetto. Inglese poi l'abbiamo visto anche col Torino, lo conosciamo da prima del Torino, cioè è uno di quei giocatori temuti che ti poteva mettere in difficoltà. Prendiamoci il punto, prendiamoci la continuità. È vero che, ma noi non credo che non sia il Parma una delle nostre dirette concorrenti, magari. No. Perché allo stato attuale delle cose, vista la classifica, sicuramente no. Però all'inizio il Parma era una di quelle società, squadre che lottava per non retrocedere.
E io sono convinto che con il proseguo del campionato anche noi potremo dire la nostra. Infatti chiedo una cosa ad Alessandra, mi sembra a questo punto, è una cosa diciamo da diverse puntate, no? Però mi sembra si sia stratificata questa cosa. Noi siamo una squadra in crescita costante, sì. Abbiamo visto l'Udinese, ma quella è, abbiamo visto il Bologna, abbiamo visto l'Empoli, abbiamo visto la SPAL. E io fossi il Genoa smetterei di giocare tanto con gli allenatori, perché secondo me il Genoa rischia di essere la sorpresa che ogni tanto c'è in questo campionato qui. Mi sembra che questa sia una squadra invece che domenica dopo domenica, dal punto di vista tecnico e caratteriale. Il Frosinone, io l'abbiamo detto, insomma lo dico sempre, il Frosinone è una squadra in costante crescita perché aveva intanto un problema. Pagare questo noviziato, perché è vero che noi 3 anni fa siamo stati in Serie A, ma siamo stati in Serie A con altre persone. Questa è una squadra completamente nuova, quest'anno è stata fatta un restyling del Frosinone in Serie A, ma ci sono persone che in Serie A non c'erano mai state, nonostante non siano proprio giovincelli. Ciano, Maiello, avete visto Ciano e Maiello come sono saliti in queste giornate? Perché la Serie A non è un'altra serie rispetto alla B, paradossalmente è un altro sport, cioè un'altra storia, e comunque andare a giocare all'Olimpico, andare a giocare in alcuni campi, e poi vedete alcuni giocatori e quindi poi l'organico come sale. Ariaudo quanto è salito, quanto è importante quella sua esperienza, l'avete visto l'altro giorno, si è spinto come a bei tempi in avanti e quasi quasi rischiava di fare gol. Finalmente ha giocato, perché non aveva giocato nelle prime partite. Nelle quindi, prime partite, però appunto, è chiaro che a Roma, sì. La Serie A ha bisogno, anche per quello, perché diciamo nel noviziato ci mettiamo, però, anche per esempio, una diciamo non perfetta gestione della rosa nelle prime 7-8 partite. Però io sono sempre di questo avviso, un allenatore sa qual è il materiale che ha, per esempio uno degli altri temi, vale non per tutti, introdurlo, questo. Oggi qual è la cosa banale? Pinamonti è così bravo perché non farlo giocare dal primo secondo. Su questo ne parliamo, di questo un tema. Allora voglio dire, ci sono dei temi, ma l'allenatore sa, in fondo queste persone l'8 di luglio quando si sono incontrate non si conoscevano, nel frattempo è arrivata tantissima altra gente, perché chi era l'8 di luglio nel ritiro magari è andato via, certo. Parlo di Matteo Ciofani, di altre persone, il ritiro è servito banalmente a conoscersi, forse è stato anche un po' lungo. Ma sì, quello che adesso risulta chiaro è che intanto il Frosinone è una squadra, e la differenza rispetto alle esperienze precedenti di Serie A, dove eravamo una squadra, adesso invece siamo una squadra, però con delle individualità che possono all'improvviso cambiare la partita. Ciano, Campbell, l'ingresso di Pinamonti, io lo dico, per fortuna ci soccorre YouTube, Cassata, lo dico da non so più quante settimane. Un Cisba fondamentale. Cisba che fa la parte sua ormai in questo momento. Ecco, una cosa invece la chiedo a uno degli interisti sostanzialmente del Frosinone, ma un po' interista, gli è rimasto, e lo chiedo a Paolo Sellari. Tu Paolo, Pinamonti lo faresti giocare adesso? Dal primo minuto? Ti dico la verità, no, perché credo che gli si dia una responsabilità eccessiva e si rischierebbe, come si dice di consueto, di bruciarlo. Cioè una partita sbagliata di Pinamonti dal primo minuto significherebbe fare 10 passi indietro e tornare alla prima giornata contro l'Atalanta quando fece quei 10 minuti, sì, con qualche buon movimento, ma sostanzialmente anonimi, poi come tutta la squadra. Io credo che Pinamonti abbia una sua giusta collocazione al quarto d'ora del secondo tempo, ecco, come è successo venerdì con la Fiorentina, non 10 minuti ma una mezz'ora. È un giocatore secondo me straordinario, al di là che provenga dal vivaio dell'Inter, ma ha personalità, cioè se si vede al rallentatore l'azione, il tiro, lui ha preso la palla, ha guardato la palla, non ha guardato altro, ha preso e ha tirato. Cioè quello significa avere personalità, perché all'ultimo minuto un ragazzo di 19 anni, una partita che comunque c'è un minimo di inerzia per recuperarla, si assume quella responsabilità, significa che hai il gene del campione dentro. Ma lui voleva tirare, perché si abbassa, accorcia la rincorsa, fa i passettini e tira. Poi tira bene, perché la prende talmente bene che la palla rimane per 10 metri
metri, a meno di un metro da terra. E poi, si alza, e poi si alza di botto. Quindi sarà un gesto tecnico veramente straordinario. Infatti, tanti, subito allora Lorenzo, io ma anche altri, non eravamo entusiasti per il gol. Cioè, sì, io personalmente, io ero emozionato, sì, perché sì, avevo visto, io ci ho avuto la pelle d'oca, sì, perché sì, avevo visto a Frosinone una cosa, cioè, incredibile. Ma anche infatti, nei minuti precedenti, hai visto quando ha nascosto palla, sì, se sì, l'è sì, messa, cioè, ha fatto delle sì, cose sì, incredibili. Io la, cioè, la pelle d'oca, l'emozione di aver visto un gesto tecnico del futuro centravanti della nazionale italiana, perché, cioè, il destino è scritto di questo calciatore, mi pare, senza voler esagerare, ma si vede, insomma. No, no, ma io sfondi una porta aperta, perché io lo dico dall'inizio del campionato, perché conosco i Pinamonti, lo conosco quando era della primavera dell'Inter, so quanto l'Inter conti su Pinamonti, quindi non è un caso che sia stato dato un prestito secco senza riscatto. È un ragazzo di una serietà estrema, sì, intelligentissimo tatticamente e tecnicamente, se l'abbiamo visto, lui ti calcia di destra e di sinistro benissimo, ha inserimenti di testa, ma la cosa che 1,86, ma la cosa che più lo contraddistingue e che immagino sia quello che poi lo porterà, secondo me, a diventare un giocatore importante, è che gioca per la squadra. Lui ha una grandissima capacità di leggere le situazioni di gioco, quindi non so se ci avete fatto caso, ha dato una palla a Soddimo, un assist che poi sì, non sì, si è concretizzato. Sì, lui difende la palla benissimo, ma ha una diciamo così, uno spettro d'azione molto ampio, quindi lui è in grado di sostenere da solo l'attacco, cosa che fanno i grandi, lo fa Dzeko, lo fa Lewandowski, ricordiamo, quel tipo di giocatore. 31 lì. Maggio 99, sì, 31 maggio 99. 19 maggio. Una fisicità che ancora 19 si deve maggio, fare. Scusami, sì, 19 maggio 99. Se sì, posso, non, ecco, come no? Che è un po' una concezione nostra, tra virgolette, italiana, proprio per via di tutto ciò che è stato detto riguardo questo ragazzo, soprattutto in provincia, io ritengo che sia giusto dargli i giusti spazi. Cioè, bisogna essere, io quando parlavo prima di coraggio mi riferivo anche a questo, certo, cioè, farlo partire dall'inizio. Cioè, un ragazzo cresce, soprattutto d'accordo, quando è in provincia, ha la possibilità di crescere se gioca con continuità, no, fermo restando che fino ad ora Longo lo sta gestendo nel migliore dei modi, assolutamente. Anche i compagni di squadra lo stanno aiutando, i compagni lo so stanno che Ciofani una mano gliela dà, e l'impazzimento per il gol, no, di tutta quanta la squadra, di tutto quanto lo spogliatoio. Quindi quando io parlavo di coraggio mi riferivo anche a questo, cioè cercare di inserire proprio le forze giovani con grosse, con grandi prospettive. Sì, sì, sono d'accordo con te, ma non adesso a Milano la prossima partita. Ah, a Milano lui sarà in un clima intanto particolare. Entra Dario, questo sono d'accordo. Dario, accomodati. Sì, assolutamente sì. Tutti, Ciao Dario, buonasera, ben arrivato. Ho sentito, direttore, scusa, abbiamo cominciato la trasmissione. Abbiamo cominciato. Bisogna sì, sì, del dinamitardo. Sì, bisogna aggiungo solo una cosa, se riguarda sempre sì, il discorso hai l'interite sul discorso dell'impiego. È una questione anche di cultura, di modo di impiegare certo, i giovani in Italia, perché noi consideriamo i giovani calciatori a 24 anni. Sì. In Spagna, in Inghilterra, a 18 anni, se uno è forte, gioca. Saul gioca. Giocano in nazionale, noi non giocano nelle... Figuriamoci se non può giocare nel Frosinone, voglio dire, un 19enne di talento. Quindi io non vedo... Poi, chiaro, se dovesse avere un calo di forma, certo, si può certamente avvicendare, ma io penso gli darei fiducia. Sì, però c'era un quadro scusami, complessivo generale, perdona, cioè c'era un quadro cioè? Complessivo, c'era un momento storico dove di una squadra che ancora non andava, cioè adesso l'abbiamo può, visto, ecco, adesso sì, l'abbiamo visto. Dario, tu ti sei più emozionato o più impazzito al gol di Pinamonti venerdì sera? Perché qua qualcuno si è emozionato perché io ho imprecato perché era dall'inizio del campionato che tu pregavi Pinamonti, che dicevo, ma perché non far giocare Pinamonti, perché insomma, io, insomma, vedevo gli altri e non mi sembravano meglio di questo giovanotto che ho visto spesso nelle partite, okay, che, insomma, chi è abbonato alle cose dell'Inter se le vede. Vedevo che, quindi diciamo che più che altro appena entrato quei insomma 5 minuti e hai fatto dei bellissimi gol, ho imprecato. Sì. Vediamo un attimo se invece sì, anziché imprecare si è emozionato Alessio D'Urso della Gazzetta dello Sport. Alessio, buonasera, bentornato. Grazie, buonasera a tutti. Ciao Alessio. Ciao. No, stavamo ragionando. Sì, scusami. Sì.
No, tutti insomma siamo rimasti sorpresi favorevolmente da questo gol che è davvero un'espressione di talento da parte dell'attaccante. Io credo che avere talenti come questi in squadra sia un valore aggiunto per un campionato insomma pieno di insidie come quello che deve affrontare il Frosinone, e credo che questi talenti vadano anche gestiti nel modo giusto, non lanciati nella mischia subito, ma insomma fatti ruotare in un certo modo, fermo restando che il Frosinone ha in Ciofani un punto di riferimento davanti di sicuro affidamento per esperienza, per carisma. Quindi condivido, ecco, le mosse del mister in questo senso. Senti, nel tuo pezzo dell'altro giorno, di sabato mattina, mettevi in evidenza soprattutto il carattere, cioè il Frosinone è una squadra che non muore mai, che non molla mai, e appunto riprende la partita per i capelli come l'ha fatta. Noi insomma siamo rimasti colpiti a Frosinone anche da quella che può essere considerata una novità, mister Longo, che nel corso della partita riesce a ruotare tre moduli differenti, e questa secondo me è stato veramente il capolavoro di Longo, questa partita qui così. Quindi c'è un elemento nuovo a Frosinone che insomma può essere giudicato come... Assolutamente, credo che il dato più confortante sia questa raggiunta maturità della squadra, che lotta commettendo anche degli errori dal primo all'ultimo minuto, mantenendosi sempre in partita e non lasciando campo agli avversari. E il fatto di poter cambiare, di poter inserire durante il secondo tempo delle pedine è appunto un aspetto che deve rassicurare tutti. Io ripenso alle salvezze ottenute dal Messina, per esempio, nei primi anni 2000, e il Frosinone mi fa molto pensare a quella squadra. Ci sono molte analogie, una squadra che combatteva con i cosiddetti angeli dalla faccia sporca, ma che poi raggiunsero l'obiettivo a testa alta. Quindi il ritiro da una parte, il lavoro sulla psiche dei giocatori sta dando i risultati sperati. Sì, infatti dicevamo prima, siamo finalmente una squadra con delle individualità, perché Campbell ci sembra importante, Pinamonti, Ciano, Cassata, insomma mi sembra che su un telaio bello, solido e consolidato comincino a spuntare fuori dei talenti che non mi pare di vedere a Bologna, non mi pare di vedere nella disordinata Udinese, non mi pare di vedere nella spaurita SPAL e non mi pare di vedere a Genova, dove se continuano a giocare con gli allenatori, secondo me la pelle se la rischiano sportivamente. Questa è l'impressione che ho. Non so se condividi il fatto che... Sono d'accordo, anche Cassata secondo me ha giocato un'ottima partita in quei minuti in cui è stato impiegato. E sono tutte frecce all'arco di Longo, che adesso potrà permettersi anche di far rifiatare qualcuno non appena questi talenti prenderanno confidenza e saranno anche affidabili anche per un minutaggio maggiore, e quindi questo è, ecco, l'aspetto da sottolineare secondo me. Dopo un periodo di sbandamento la squadra ha focalizzato l'obiettivo e lotterà secondo me domenica dopo domenica per vincere tutte le partite possibili e ottenere più punti possibili. Non so se gli ospiti... Sì, posso, c'è posso Paolo Sellari che ha una domanda. Grazie, buonasera, volevo fare una domanda a proposito della prossima partita Inter-Frosinone. È l'avversario giusto per l'Inter il Frosinone domenica prossima? Cioè sono più i rischi o le opportunità? Nel senso, i rischi di rilassarsi dopo comunque una batosta quale quella presa a Bergamo, oppure l'opportunità di rifarsi subito visto che il Frosinone comunque è la penultima in classifica? Ma visto il divario tecnico sicuramente sono più le opportunità per l'Inter secondo me, però il Frosinone può giocare una partita diversa, di contenimento, e sperare nella ripartenza fulminante. Non è una partita, come dire, chiusa al 100%, interpretata nel modo giusto può regalare anche la sorpresa, anche perché l'Inter non ha, insomma, vive di alti e bassi e non,
non è guarita da questo punto di vista. Scusami, no, Lino, prego. Come ci è accaduto contro la Roma, siamo sfortunati perché incontriamo una squadra che ha voglia di riscatto dopo la brutta batosta di Bergamo. Mi ricordo la Roma perse, se non erro, con l'Empoli, e il turno successivo la incontrammo noi. Diciamo che pagammo anche questo, l'aspetto di una rivincita, di rivalsa di queste grosse squadre, che se le prendi nella giornata giusta, nella giusta determinazione, certo, logicamente il divario tecnico poi viene tutto fuori. No, guarda, io voglio proprio tornare sull'Inter, Alessio, ne approfitto, magari in redazione ne avete avuto modo di discutere, ma è stata troppo poca l'Inter post-Barcellona, tra l'altro anche il Barcellona perde, oppure è stata veramente tanta Atalanta? È tornata l'Atalanta che noi abbiamo conosciuto alla prima di campionato e ci è passata sopra con 4 gol? Ma condivido per questa seconda opzione. L'Atalanta ha interpretato benissimo la partita, ha giocato a una velocità incredibile, quindi ha sorpreso l'Inter, che probabilmente non si aspettava queste frequenze altissime, sperava di fare un'altra partita. Quindi secondo me è stata più la bravura dell'Atalanta, che ha giocato appunto sull'effetto sorpresa, quindi è un episodio però che deve fare riflettere Spalletti sicuramente. Spalletti, come lo chiama qualche interista romanista qui, Spalletti. Senti, tu che hai avuto, insomma, mi sembra questa sia già la seconda volta che vieni a Frosinone, o la terza? A vedere la partita del Frosinone. Ma la terza è anche, insomma, nel primo anno della Serie A, al Matusa eravamo presenti, sì. In particolare rispetto a questo campionato, stai seguendo quindi la crescita di questa squadra. Che cosa è la cosa che ti colpisce di più rispetto alla prima volta che l'hai vista di questa squadra? Ma è il modulo, è questa capacità di Longo di trovare una formula più adatta agli uomini a disposizione, cioè quella con i due trequartisti e la punta. Credo che abbia trovato una quadratura del gioco d'attacco e i risultati si sono visti. Attorno a questo canovaccio il Frosinone si è stretto e sta trovando, secondo me, la continuità di gioco, che è la cosa più importante. Sì, si dice spesso che i presidenti non devono mettere bocca nelle scelte degli allenatori, però mi sembra che stavolta Stirpe sia intervenuto e gli abbia detto, forse gli abbia dato il suggerimento giusto, mi sembra sia già la seconda volta che succede una cosa di questo genere. Quindi, insomma, da questo punto di vista Stirpe, oltre che ad aver individuato il ritiro, forse è riuscito a dire anche la parola tattica giusta, insomma, ecco. Credo che abbia anche mostrato eleganza nel rivolgere all'allenatore un rimprovero, tra virgolette, ma nel modo giusto, ecco, nella maniera costruttiva. Un altro magari lo avrebbe già esonerato, invece lui ha avuto fiducia negli uomini che lo hanno riportato in Serie A, e queste scelte stanno pagando adesso. Perfetto. Alessio, noi insomma ti ringraziamo per questo tempo che ci hai dato, e così nel corso dell'anno, come temi e sai, noi torneremo a disturbarti, va bene? Grazie a voi, grazie. Alessio, grazie, ciao, buonasera. Allora, noi facciamo una bella cosa, ci prendiamo un altro pezzettino di panettone, magari ci prendiamo anche un caffè, e quando torniamo interroghiamo subito Dario Facci, su che si prepara un argomento a piacere in tutta questa cosa. Grazie, ci vediamo tra poco, grazie. Ciao a tutti. Rieccoci qui, bentornati a questa puntata 12 di Attenti a quei due. E chiedo a un affetto storico di Interide come Dario Facci, eh sì, se secondo te questo è, come dire, una di quelle fasi che passa l'Inter nel campionato, che fa 7 vittorie consecutive e poi entra in un tunnel. Speriamo. Beh, sì, diciamo che il pericolo c'è, perché abbiamo avuto, come dire, delle esperienze che ci dicono che l'Inter è capace di fare queste cose. Io, diciamo, che mi sono detto che il 4-1 con l'Atalanta è una cosa che porta bene, si deve fare, nobilita, perché il Frosinone ha cominciato con un 4-1 contro l'Atalanta
In realtà non l'ha fatto perché ha perso, perché era pippa, eccetera, l'ha fatto perché si voleva nobilitare, cioè, già sapendo che anche la grandissima Inter avrebbe fatto lo stesso risultato. Ecco, di 4 gol ne parlerà nella sua rubrica ormai attesa Paolo Sellari dalla sua edicola e qualcosa ci racconterà. Gli do subito la linea, Paoletto, pronti, partenza, via. È il brutto della diretta questo. Va bene, allora sì, parliamo di 4 gol, parliamo di Inter, insomma l'Inter fa ormai rima con 4 e fa purtroppo rima con 4 anche, faceva rima con 4 anche 3 anni fa, perché nella nostra prima esperienza a San Siro contro l'Inter, parlo da Frosinone, da tifoso del Frosinone ovviamente, non da tifoso interista, prendemmo un bel poker di gol, pur avendo iniziato la partita in maniera decorosa. Ricordiamo che dopo pochi minuti ci fu una strepitosa parata di Handanovic su un tiro al volo di Soddimo che, se fosse entrato, sarebbe venuta giù tutta San Siro ad applaudire quel gesto tecnico, perché sappiamo benissimo che comunque il pubblico della Scala del Calcio è un pubblico che riconosce i grandi gesti tecnici. Ovviamente scherzo. Quel Frosinone, eravamo il 22 novembre del 2015, quindi proprio i giorni simili, quasi. Anche allora la 13ª giornata. Il Frosinone aveva allora 11 punti, quindi 4 punti in più di oggi, c'era l'Udinese a 12, avevamo il Verona e il Carpi a 6 punti, quindi nettamente distanziati. Comunque era una situazione, ecco questa, vabbè, ve la risparmio questa immagine che vedete. Avevo 3 anni in meno, si vede nettamente che ero più giovane, probabilmente anche più ingenuo. Comunque sì, vado orgoglioso del fatto che poi San Siro mi ha tributato un applauso, perché questa immagine andò sugli schermi giganti di San Siro e i tifosi sociari mi applaudirono. Comunque un applauso di conforto, esatto. L'Inter si presentò in campo in quella occasione senza nessun italiano, era l'Inter appunto degli 11 stranieri in campo, entrò soltanto Ranocchia alla metà del secondo tempo, una squadra diciamo molto maschia, molto fisica. L'Inter lottava per i primi posti a quell'epoca con la Fiorentina, che ci aveva battuto qualche settimana prima, sempre con 4 gol a Firenze in quella famosa trasferta senza tifosi. E il Frosinone aveva molti della vecchia guardia in campo, c'era Crivello, tra l'altro io ricordo un Crivello particolarmente emozionato dal fatto che lui, da cuore interista, calcava per la prima volta quel terreno che aveva chissà insomma quante volte sognato. E poi avevamo la linea difensiva con Blanchard, avevamo Paganini, avevamo San Marco, avevamo in campo Gori, avevamo in campo Soddimo, avevamo in campo Daniel Ciofani, avevamo in campo una meteora che si chiamava Castillo, che abbiamo visto però paradossalmente soltanto nelle partite cosiddette impossibili. Lo vedemmo titolare a Torino allo Serimo con la Juve, qualche settimana prima a Firenze con la Fiorentina e con l'Inter. Ecco, questo è stato un po' forse il rammarico di quell'anno, in cui Castillo avrebbe potuto esprimere probabilmente qualcosa di più, perché i numeri ce li aveva e si vide poi successivamente, perché con la nazionale cilena ha addirittura fatto dei grandi numeri. Era lo stadio in quell'occasione, era abbastanza gremito, c'erano circa 40.000 spettatori, stavolta ne saranno previsti ancora di più, quindi sarà un clima ancor più emozionante per i nostri che scenderanno in campo. E un'altra particolarità è che il primo gol in quell'occasione lo segnò Biabiani, che oggi è a Parma, e Biabiani dedicò il suo gol a tutte le vittime degli attentati di Parigi di pochi giorni prima. Infatti ricordo che ci fu un minuto di raccoglimento allo stadio per le vittime di Parigi e una grande bandiera francese che sventolava sia nella curva interista che nella curva dei tifosi ospiti, cioè dei nostri. E a proposito di curva, San Siro purtroppo ha un settore ospiti abbastanza infelice anche dal punto di vista televisivo, perché, come succederà anche successivamente nella partita con il Milan, i nostri 800 tifosi presenti furono totalmente ignorati dalle telecamere di Sky. Ecco, speriamo stavolta di essere di più e di farci notare e di essere inquadrati. Un'ultimissima annotazione prima di chiudere: la partita di ritorno, quella dell'aprile del 2016, fu diciamo riconosciuta da molti come la miglior partita del Frosinone in Serie A. Perdemmo con un gran gol di Icardi a 10 minuti alla fine, ma il Frosinone resse il campo in maniera egregia, prendendo addirittura 3 pali. Ecco, io vorrei che sia quella partita di ritorno il viatico per la partita che ci sarà il prossimo sabato 24.
Grazie, grazie Paolo. Grazie Paolo, e ci lanciamo subito in questa partita con l'Inter e scambiamo subito qualche battuta con un tifoso interista storico, un figlio di questa terra, anzi un campione di questa terra, che è il vice direttore del giornale Vittorio Macioce. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ciao Vittorio, buonasera. Mi mandate in crisi adesso. Lo so, ma noi infatti questa è una seduta psicanalitica, questa qui, non è più una trasmissione, capita a parecchi questa cosa, non è più una trasmissione televisiva, è una seduta psicanalitica. Senti, ma a proposito di seduta psicanalitica, ma io non direi che è una sfida testa-coda, io direi che è piuttosto una sfida, come dire, alto-basso, cioè sì, ti vorrei chiedere... Sì, il Frosinone non è coda e l'Inter purtroppo non è testa. Ma in generale il calcio, e che altra cosa può mettere a contatto, a confronto, un disco volante, una specie di carrettino secondo te? Che cosa ci sta di altro? Forse la bellezza del calcio poi è anche questa. Forse la letteratura è l'unica cosa, che i romanzi, la poesia, la musica. Sì. Quindi questo dimostra che il calcio è anche un'arte oltre che un gioco e uno sport. Probabilmente aumenta la realtà, come un po' la poesia, lo sport, sì. No? Forse... Sì, infatti, sì. Guarda, credo che il calcio sia l'ultima epica dell'età contemporanea, no? Cioè, è una forma di narrazione omerica. Sì. Com'è? Ti voglio buttare insomma su una dimensione un po' più calcistica invece. Abbiamo visto insomma la partita di domenica scorsa tra Inter e Atalanta. Ti volevo chiedere, abbiamo chiesto anche al collega della Gazzetta dello Sport, se c'è stata poca Inter post Barcellona oppure se è stata tanta Atalanta. Perché tu che impressione hai avuto tu? Ma c'è stata soprattutto tanta Atalanta. Perché bisogna riconoscere il merito all'Atalanta di aver giocato una partita eccezionale. Poi è chiaro che l'Inter non è stato in grado di prendere il gioco, forse molti giocatori erano stanchi anche mentalmente, siamo stati anche sfortunati perché l'infortunio che abbiamo avuto in difesa non ha permesso, ci ha fatto perdere un cambio, perché Miranda si è infortunato e non è potuto entrare come l'ha previsto Lautaro Martinez, che forse qualcosa avrebbe cambiato nelle possibilità dell'Inter, forse. Senti, ma che deve temere l'Inter di questo Frosinone, secondo te? È un avversario, come abbiamo chiesto, insomma, è l'avversario che arriva al momento giusto, nel posto giusto, secondo te? È, come dire, il balsamo che cura? Non lo so, perché noi abbiamo la pausa che non aiuta mai dopo una sconfitta, perché purtroppo c'è il rischio che ti resta la sconfitta nella testa. Destruzione può temere la capacità di corsa e di grinta del Frosinone e soprattutto, se giocherà, la voglia di farsi vedere all'altezza dell'Inter, di questo piccolo campione che si chiama Pinamonti, che io curo e seguo con grossa attenzione. Guarda, Frosinone, come puoi immaginare, è già stato ribattezzato Pignamonti, ti dico solo questo, dopo la sveglia. Beh, certo. Beh, è uno che in due anni di primavera ha segnato quanto i cardi, ci ha fatto vincere due scudetti di primavera, il Viareggio. Con l'Inter ha giocato poco, e purtroppo quando è entrato non ha inciso più di tanto le poche volte che è entrato. E invece per un anno in più a Frosinone sta dimostrando che i numeri ce l'ha. Poi Vittorio, ciao. Ed è la prima volta nella quale appunto l'esordio di Pinamonti è per sostituire Eder, e quindi anche questa storia ritorna, Eder che ha giocato a Frosinone. Ma secondo te nella pausa quanto può incidere il fatto che 12 giocatori dell'Inter saranno impegnati nelle rispettive nazionali? Ma non credo più di tanto questo, perché tutte le squadre di vertice sono abituate a dare i giocatori alla nazionale, e credo che a volte qualcuno torna anche dalla nazionale più motivato. Il vero problema dell'Inter sono i soliti fantasmi che questa squadra ha, che ogni tanto
perde la concentrazione, va in crisi, si arroventa nei drammi della pazzia di questa squadra. E questo è un vantaggio per il Frosinone. Sì, infatti noi stiamo cominciando una serie di sedute spiritiche per tirare fuori, certo, i fantasmi dell'Inter. A proposito di Inter, c'ho un altro interista qui alla mia destra, Enzo Bacilio, che ho visto emozionato al gol di Pinamonti, sì. Ho pensato che da medico si sentisse male da solo. Sono veramente emozionato, sì, veramente. È stato un gesto tecnico fantastico. Che mi aspettavo, perché tra l'altro lui ha fatto già un gol straordinario anche forse più difficile con la SPAL di sinistro, quindi è stato veramente un gesto tecnico straordinario. No, io volevo fare una domanda diciamo sulla formazione dell'Inter, che lo squalifica di Brozovic penso costringerà Spalletti a rivedere anche un po' dal punto di vista tattico, no, la squadra. Sì. Presumo che giocherà purtroppo senza l'unico regista che abbiamo, o l'unica idea di regista che abbiamo, perché poi non è neanche un regista naturale. Quindi non so se giocherà con due mediani forti e il 4-2-3-1. Cioè Gagliardini, Vesino e poi... Questa potrebbe essere un'ipotesi. Oppure far giocare come regista Borca Valero e magari giocare con 4-3-3, a quel punto con João Mario che torna a fare l'interno sinistro. Io spero che faccia giocare Lautaro dietro Riccardi, ma questa è chiaramente una fantasia da tifoso. Non da tecnico e quindi vale poco, perché io sono convinto che dare un appoggio ai Cardi davanti rende questo centravanti meraviglioso ancora più letale. Sicuramente. Dario Facci. Vittorio, ciao. Ciao Dario. Da un punto di vista giornalistico, anche da un punto di vista giornalistico non sportivo, diciamo così, il Frosinone che va al grande stadio San Siro e fa il colpaccio è una di quelle cose, no, che potrebbe, come dire, stimolarti di più, però insomma adesso lasciamo stare che siamo tutti quanti interisti e quindi questa cosa non vogliamo che accada, no, assolutamente, cioè, che se però fuori. È chiaro che l'Inter è una squadra estremamente letteraria, al contrario della Juve che è una squadra da... Sono d'accordo. Insomma, una squadra, come dire, da... Non ti vengono parole tanto... No, è che non voglio offendere, quindi mi sto... Un direttore mi sto non trova parole perché no, non si trovano cose negative sulla Juve. Mi sto trattenendo. Scusa Vittorio, però sai che... mi sto trattenendo. È talmente scontato che essere la Juve, insomma, che non è letterario. Ecco, credo, questa è la cosa. Non stavo parlando di valori sportivi, stavo parlando di altre cose, insomma, che chiaramente con voi hanno molto poco a che vedere. Quindi... Cioè, diciamo che lo scriveresti però bene un articolo, no, del Frosinone che va a San Siro e come dire... La cosa più bella, Dario, è che probabilmente a San Siro a vedere il Frosinone ci saranno 65.000-70.000 spettatori. E questa è la cosa più bella dell'interismo. Ed è una cosa bella anche per il Frosinone, perché va, sì, in uno stadio che per me resta la Scala del calcio. Uno stadio che ha storia ed è meraviglioso, e penso che a tutti noi, se 15 anni fa ci avessero detto, certo, che il Frosinone andava a ritornava. Sì, la cosa... ritornava a San Siro. Perché la cosa interessante non è andarci, ma è ritornarci, probabilmente, di questa... È vero, sì, che è molto difficile. Sì. Infatti, sì. Credo che sia la cosa più bella il fatto di una squadra di provincia che va a sfidare. Eh sì, ci va una squadra, appunto, come abbiamo detto più volte oggi, ci va una squadra solida da un punto di vista di organizzazione di gioco in questo momento, e che con delle individualità, se il Frosinone regge 0-0, se il Frosinone va sotto 1-0,
un gol di differenza o nessun gol di differenza, il Frosinone comincia a diventare un avversario scomodo, perché l'ha dimostrato, sì, che in questo momento è una squadra che non molla mai, e affrontare una neurosquadra come è l'Inter non è mai una cosa semplice, diciamo, soprattutto, sai, per la neurosquadra, diciamo. Io aspetta, so in grossa difficoltà, lo so. La mia speranza è che mettiamo che il Frosinone vince a San Siro, però voglio una contropartita. Sì, che guarda, Frosinone batta la Juventus e il Napoli. Guarda, noi abbiamo già detto che assicuriamo a degli interessi, che gli lucidiamo Pinamonti per tutto il campionato, glielo diamo splendente a giugno. Questa è la contropartita. Ma io aggiungo una cosa: secondo, sì, me Pinamonti deve stare un altro anno a Frosinone. Cioè, perché speriamo, faccio una riflessione, in questo momento lui, se torna all'Inter, troverebbe lo spazio chiuso probabilmente dai Cardi, se non lo vendiamo. Sì, ma infatti sarà il sostituto di Cardi che cederete a Real Madrid, sarà Pinamonti, questo è chiaro, insomma. Queste sono tutte altre ferite. Senti Vittorio, facciamo allora questo patto: il Frosinone, visto che l'Inter il triplete quest'anno già l'ha raggiunto, perché Sassuolo, Parma e Atalanta, magari anche il Frosinone si può aggiungere a questa serie. E io ti giuro che pregherò perché affinché il Frosinone vinca allo Stadium, tanto quei punti non credo che servano, e comunque sarei felice. Facciamo questo patto. Ale, allora io ti aggiungo una cosa, allora facciamo così. Facciamo, io la registriamo. In tuo onore, sì? Ti farò Juventus fino alla finale di Champions, con la speranza che di nuovo la perda. Ecco, a posto. Ma questo fai, lo so bene, è una perversione che avete tutti. Gesti apotropaici in studio nel frattempo, va bene. Vittorio, noi ti ringraziamo tanto, ciao, come sai, insomma. Ok, sale. T'aspettiamo, ciao a tutti, t'aspettiamo allo stadio. Ciao Dario, ciao a tutti. Un abbraccio, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Eccolo qua, e insomma queste sono quelle partite che come gli animi sono... Posso dire una cosa, sì, da Juventina? Com'è? Grazie a Vittorio Macioce, perché questo glielo devo riconoscere, che è un mio caro amico a cui voglio bene, mi sono da Juventina appassionata alla storia del grande Torino, perché come la conosce Vittorio, come la racconta e come la ama, devo dire che così, non perché non avevo mai avuto modo di approfondirla, ma dalle cose che ho imparato da Vittorio, alla fine vedi, anche uno juventino può migliorare. Ok, e vabbè, insomma, prima di chiudere sull'Inter, direi che è arrivato il momento tanto atteso di questa trasmissione, che sono, insomma, le sollecitazioni emotive a questo punto che ci lancia Andrea Silueri e Santa Caterina. Questa sera a Buenos Aires, probabilmente, non so, se un tango, se che cosa, con che cosa ci vorrà colpire. Lo coinvolgiamo subito. Andrea, ci stai? Eccolo. Questa sera vorrei raccontarvi la storia di due persone che non si conoscono. Mario ha 62 anni, è sposato e ha due figli. Fa il gommista da sempre ed è per questo motivo che ha le mani quasi sempre annerite. La sua officina sta nella parte bassa di Frosinone. Chiunque entra in quel locale nota immediatamente una cosa: le pareti sono tappezzate da cimeli del Frosinone Calcio. Ci sono dei calendari, ci sono dei poster, ci sono le prime pagine di alcuni quotidiani sportivi. In un angolo ci sono appese delle magliette autografate, si notano bene due numeri 7. In un altro angolo invece ci sono le fotografie in cui Mario appare molto più giovane, abbracciato a calciatori come Gaudino, Davato, Mariotti. Già, perché Mario è uno di quei tifosi del Frosinone che si ferisse accidentalmente, noteresti che il suo sangue ha un colorito strano, un po' giallo e un po' azzurro. Lui ai suoi clienti dice sempre con orgoglio che non salta una partita del Frosinone dal 1970, anno in cui per la prima volta si abbona ai distinti. Mario è un nostalgico, ha nostalgia del tempo in cui le partite si giocavano tutte la domenica pomeriggio allo stesso orario, giorno in cui lui teneva l'officina chiusa e non aveva problemi a recarsi allo stadio.
Adesso invece, con l'avvento delle TV, degli anticipi e dei posticipi, Mario maledice i turni infrasettimanali. Antonio invece è un avvocato, ha 30 anni, non è sposato, non ha figli, vive nella parte alta di Frosinone ed ha le mani ben curate. A lui il calcio piace in generale, segue il Frosinone da qualche anno, da quando la squadra ha cominciato a fare su e giù tra Serie B e Serie A. Non è abbonato, va alle partite quando ne ha voglia e soprattutto quando secondo lui c'è una bella partita da seguire. Veniamo a venerdì. Alle 19.30 nell'officina di Mario arriva un cliente. Mario lo sa già che per questo motivo farà tardi allo stadio e sbuffa. Ma non può rinunciare al lavoro, non può mandare via il suo cliente perché i tempi sono duri anche per lui. Antonio invece non ha questi problemi, si avvia verso lo stadio, si è lasciato convincere dai suoi amici con la scusa dell'aperitivo prima della partita, della pizza dopo la partita, ma soprattutto dal fatto che allo Stirpe arriva uno dei talenti più cristallini del calcio italiano, tale Federico Chiesa. Mario chiude la sua officina quando il cliente va via e si avvia di fretta verso lo stadio. È proprio per la fretta che dimentica il suo solito rituale, quello porta fortuna. Mario infatti prima di ogni partita tira fuori da un cassetto una fotografia del Frosinone Calcio 1986-87 e la poggia sul piano lavoro a fianco alle chiavi inglesi, rivolta verso l'entrata della sua officina. Questo secondo lui è un gesto che porta fortuna, ma quella sera lo dimentica. Antonio, l'avvocato, arriva allo stadio alle ore 20, si accomoda e comincia a sorseggiare la sua birra ghiacciata. Mario, il gommista, invece, arriva alle 20:25, trafelato. Raggiunge il suo posto e per sedersi deve fare alzare in piedi una intera fila di persone che sono arrivate prima di loro. Tra queste persone c'è Antonio, l'avvocato. I due accidentalmente si urtano e un po' della birra di Antonio si versa per terra. I due si guardano strano. Andiamo alla partita. La partita comincia e la Fiorentina, dopo il primo tempo, subito all'inizio del secondo tempo, va in vantaggio. Antonio, l'avvocato, si alza e comincia ad inveire verso la squadra. A quel punto Mario, il gommista, lo guarda e gli dice: «Giovanò, piano, ci sta tempo, c'è tempo». Antonio lo guarda, bofonchia qualcosa che Mario non capisce. La partita va avanti, Longo effettua 3 cambi. Ad Antonio, l'avvocato, nessuno dei 3 cambi piace, quindi si alza di nuovo e comincia a contestare. Mario, il gommista, lo guarda di nuovo e gli dice: «Ma che ci venite a fare allo stadio, sempre a contestare?». Antonio gli dice che lui ha pagato il biglietto, ha diritto di contestare come e quanto vuole. I due si prendono a male parole, si mandano reciprocamente a quel paese. Qualcuno si mette in mezzo per evitare che arrivino alle mani. Poi in campo succede qualcosa. Il pallone arriva ad Andrea Pinamonti, 19 anni, attaccante. Andrea è di spalle alla porta. Quando si gira nota che tra sé e il portiere ci sono circa 25 metri. A quel punto fa un primo controllo, poi fa dei passetti stretti e velocissimi ed è chiaro a tutti che sta per calciare in porta. A quel punto succede una cosa stranissima. L'unico rumore che si sente nello stadio è il pallone che fende l'aria quando lascia il piede di Andrea. Poi si insacca e la rete si gonfia. E a quel punto la gente comincia a saltare e a urlare di gioia. Ed è a quel punto che Mario, 62 anni, gommista, e Antonio, 30 anni, avvocato, si ritrovano abbracciati a festeggiare lo stesso gol. Ecco, signori, questo per noi è il motivo per cui andiamo allo stadio. Questo è il motivo per cui noi tifiamo il Frosinone. È il momento giusto? È il momento giusto questo? E chiudiamo su questo per lanciarci subito nell'ultima rubrica. Sta pausa non ci voleva. Sono d'accordo con te, infatti. Io l'Inter avrei preferito incontrarla subito, perché comunque incontravi una squadra sì ferita ma in difficoltà.
Però poi il calcio è il contrario di tutto, non è la controprova. Come ha detto Sconcerti, quindi, non esiste una scienza per la salvezza. Esattamente. Tu che ne pensi? No, io invece credo che la sosta ci aiuti per due motivi. Primo perché comunque c'è stato un impegno notevole per raggiungere questi quattro risultati, quindi il fatto di poter recuperare un po' di energie non guasta. E in più, chiaramente l'Inter tornerà con però tanti nazionali che vengono dal Sud America, e quindi non sempre dopo le soste le grandi squadre fanno bene, anzi diciamo il contrario. Scusami Armando, sì. No, io intendevo che avrei preferito giocare subito proprio per dare continuità a questa serie, certo, di risultati, no, positivi, ma questo... che la sosta potrebbe interrompere soltanto. Però magari la sosta ci prepara a, nella mia testa, 13-14 punti è il minimo che noi dobbiamo raggiungere da qua alla fine del girone d'andata per essere credibili nel mercato di, chiamiamo, di riparazione. Abbiamo Cagliari, Udinese e Chievo. Può essere che questa squadra, che ha vissuto bene alla fine come risultati il ritiro, cioè abbia altre due settimane per lavorare ancora di più? Può essere invece, sì, è vero, si interrompe, come si spezza un ritmo, però... A me di questo Frosinone ha colpito, oltre il gioco, anche quello che avveniva nella fase di non possesso palla e nelle pause di gioco. I giocatori discutevano, litigavano, ma con una sinergia, non so, quegli scambi col Danica Riaudo bellissimi, di gente che si è trovata e che inizia a giocare a memoria. Tornando all'Inter, io non sono convinta che noi andiamo a fare le comparse. L'Inter, a distanza di poche ore alla partita di Champion, dove si gioca la qualificazione, dei 12 nazionali l'abbiamo già detto, e soprattutto è una squadra che un pochino ha mollato la presa sul campionato, per cui l'idea che arrivi il Frosinone potrebbe essere anche un qualcosa che ci fa fare un pochino come il cavallo di Troia. Io un punto a Milano ci credo. Guarda Alessandra, ci credo anche io e andrò a San Siro a tifare Frosinone. Io credo nei miracoli e addirittura mi immagino i fischi di San Siro all'Inter a celebrare una sconfitta contro di noi. Questa partita per il Frosinone sarà fondamentale perché c'è stata l'inversione di tendenza, però non dimentichiamoci che abbiamo incontrato quattro squadre, diciamo, alla nostra portata. La Fiorentina, è vero, andava al doppio di noi, però una squadra giovane, l'abbiamo detto. Ecco, questa sarà la controprova della crescita del Frosinone, quindi mi aspetto una grande prestazione. Dunque, io penso che il Frosinone, insisto sul concetto che stavo così accennando prima, possa fare risultato. Io, anche se sono scaramantico, lo voglio dire, io penso che possa fare un piccolo risultato a lì, che sarebbe ovviamente stratosferico, perché è una squadra, il Frosinone, come l'Inter del resto, insisto su questa cosa, che ha bisogno di epica, è molto epica ed è molto poetica. Penserete che sia pazzo, invece io in realtà penso che il nostro narratore, che ha grande poetica, sia uno che io mi porterei appresso. Io se fossi per esempio Longo mi porterei dietro. Solo che sta a Buenos Aires oggi, quindi sta un po' fuori mano. Sì, insomma, lo farei tornare da Buenos Aires e me lo porterei dietro per fargli raccontare la descrizione del gol di Pinamonti. Sì, ma è una cosa che gli faremo fare, cioè nello spettacolo teatrale che sta preparando e che ha nel 2019. Voglio dire anche un'altra cosa, un pochettino così, certo, cinica e anche un pochettino cattiva. Secondo me un po' di poetica nella cronaca sportiva dei nostri giornalisti sportivi ci vorrebbe. In Sud America ce ne ha avuti tanti. Meno tecnica e un po' più poetica. Finiamo qui, noi saltiamo la prossima settimana, ci vedremo tra due settimane. Adesso
seguita invece questa altra pagina, appunto, di poetica prestata allo sport che ci assicurano i ragazzi di Gara e Fantasia, perché racconteremo la storia dell'Ester e del povero presidente, del legame col povero presidente Vigai, che è una cosa molto importante, perché l'Ester ci dimostra che in fondo le favole esistono per davvero e che anche i più piccoli, attraverso il lavoro, si possono e possono entrare a pieno titolo nella storia, che è un po' quello che noi sogniamo e immaginiamo per il nostro Frosinone. Ci vediamo, vabbè, a parte nella replica alle 21:10, ma ci vediamo tra due settimane, subito dopo il pareggio che avremo strappato a San Siro con l'Inter. Grazie a tutti i miei ospiti, Lino Napoletano, Enzo Bacilio, Alessandra Di Legge, Dario Facci, l'edicola di Paolo Sellari, da Buenos Aires, Andrea Santa Caterina. Grazie a tutti, seguitevi questa altra pagina di sport e di poesia. Grazie a tutti, ciao.